Buon pomeriggio e ben ritrovati a Ci sto dentro live, il nostro appuntamento settimanale dove convochiamo degli esperti per affrontare i temi legati al coronavirus, per stare vicino alle famiglie, stare vicino ai nostri ragazzi. Oggi parleremo di adolescenti, una fascia molto particolare. Per farlo abbiamo chiamato con noi una persona che gli adolescenti li conosce per davvero, perché li studia, perché ci parla quotidianamente. Diamo il benvenuto a Stefania Andreoli, psicoterapeuta e presidente di Alice Onlus. Ciao Stefania, grazie per essere qua con noi. Buon pomeriggio, grazie a te Federico per l'invito. Stefania, questi adolescenti, appunto, di cui forse si è parlato davvero troppo poco, non si è scritto tanto sui giornali, non ci si è preoccupati particolarmente di loro, no? Tante attenzioni, tante domande anche di noi genitori sono state rivolte più per i più piccoli. E invece ci sono anche queste ragazze e questi ragazzi che boh, si sono rassegnati, si sono adattati. Come stanno i nostri adolescenti in questo momento? Allora, senti, ho in effetti una risposta di prima mano perché io non ho smesso di chiederglielo, l'interlocuzione con loro non si è interrotta grazie al fatto che il mio lavoro ha potuto proseguire da remoto e ti porto in effetti la risposta dalla loro viva voce. I ragazzi fino adesso, però, è un'osservazione che dobbiamo portare avanti in evoluzione continua, da studiare mentre avviene. Sotto i nostri occhi sono stati complessivamente abbastanza bene. Per la mia esperienza nella popolazione generale, gli adolescenti sono coloro che hanno affrontato questo isolamento forse nel modo più funzionale e più adattativo. Noi gli abbiamo chiesto di rispettare le regole, abbiamo detto quali fossero e loro l'hanno fatto. Che è una cosa paradossale, no? Sta nell'adolescenza, è proprio il loro ruolo. Non sta nell'adolescenza, in effetti avremmo dovuto legittimamente aspettarci tutt'altro perché adolescenza è sempre stato sinonimo di trasgressione. Ecco, questa è la conferma che i ragazzi stiano cambiando sotto i nostri occhi, aveva già cominciato a succedere da prima, non è né colpa né merito del coronavirus, però la pandemia ci sta dando l'occasione, se qualcosa di buono potremo salvare, di poterci finalmente fermare e registrare le mutazioni che stanno avvenendo in questa fase evolutiva, nel senso che credo che stesse già succedendo qualcosa prima, ma non ci eravamo fermati ad osservarla. Adesso siamo stati costretti perché in effetti il comportamento dei nostri adolescenti sul piano antropologico era del tutto inaspettato. Sono stati del tutto conformati e in qualche modo si sono messi nelle condizioni di trovare il loro adattamento per stare in casa, certo facilitati dalle nuove tecnologie, però da loro non ce lo si aspettava. Quindi non sono una pentola in ebollizione. Quando li vediamo nelle loro camere, quando li vediamo comunque annoiati a volte, concentrati altre volte, poi parleremo anche di come stanno occupando questo tempo. Ci trasmettono una sorta di serenità, adesso non si può generalizzare, però viene sempre la domanda, ma dentro cosa sta succedendo in loro? Allora, è vero che non si può generalizzare, è vero anche che secondo me è corretto dire che stiamo tracciando i contorni di un fenomeno, che quindi non sta parlando al 100% dei ragazzi che abbiamo in casa nostra, ma secondo me sta parlando ad una grossa fetta, secondo i miei numeri e secondo la mia esperienza. La pentola in ebollizione, in effetti, è un'immagine che rende bene l'idea e ti devo dire che secondo me, per rispondere a questo, siamo perfettamente contemporanei, ovvero fino ad ora pare che non lo fossero stati, però è il 30 aprile e in effetti è di queste ore, di questi giorni, dall'inizio della settimana corrente, che io comincio ad osservare che invece se i primi 2 mesi li hanno trovati complessivamente piuttosto pronti, cominciano invece adesso a scricchiolare, ma ancora una volta ti stupirò. Non tanto perché scalpitino per uscire. Sappiamo che settimana prossima comincerà gradualmente a cambiare qualcosa nella nostra quotidianità e nelle nostre abitudini, quanto perché all'idea di poter a poco tornare sul fuori, non necessariamente si sentano né così tranquilli né così pronti. La scuola ovviamente è il loro mondo, la scuola che si è trasformata, la scuola che è diventata distanza, che è diventata isolamento, cose innaturali nei loro confronti. E anche qui è impossibile generalizzare, situazioni molto diverse da scuola a scuola, però in tanti si sono non poi trovati così male, no? Cioè,
dopo le prime settimane di avviamento, queste lezioni, queste video lezioni, c'è un modo nuovo di partecipare. Secondo te lascerà qualcosa? Sì. Secondo me la scuola che ha fatto fatica, ha arrancato e ci ha messo un tempo che probabilmente è risultato sul momento un tempo imperdonabile da perdere, perché sembrava che si dovesse essere subito pronti a un'emergenza che nessuno avrebbe potuto prevedere, quindi era anche difficile da immaginare che sarebbe stato così. A un certo punto, lentamente, anche se a scaglioni, si è avviata e per quanto non sia stata, come dici tu, dappertutto così performante, a me sembra che quello che ha offerto ai ragazzi è stata anche un po' la testimonianza del tentativo, dell'adulto che prova a fare anche quello che non sa fare, che non era preparato a fare, che non era skillato a fare, perché non tutta la classe docente è così formata e preparata per debuttare sul virtuale. E ti devo dire che i ragazzi in realtà quello che hanno apprezzato non è stato tanto poter ritornare subito a sentirsi parte della scuola e delle lezioni in corso, ma vedere da parte del professore che al netto degli inciampi o delle goffaggini, anche quando poi non si portava a casa la mattinata, ci fosse l'adulto che provava ad essere lì per lui. Io credo che anche se questo rispetto agli adolescenti non è tra gli aspetti che ci aspetteremmo, perché erano quelli che non vedevano l'ora di liberarsi di noi, i ragazzi di oggi invece hanno bisogno di sentire che c'è un pensiero da parte del mondo degli adulti che è centrato su di loro e quantomeno ci prova. Poi che ci riesca o meno diventa secondario, perché se vuoi la vita è questa roba qui, no? È anche un po' improvvisare. Invece il pensiero su questi adolescenti mancava e la scuola credo che abbia dimostrato che si sia messa in campo invece per ricostruirlo o farlo iniziare da zero. Parlando con alcuni professori, mi hanno detto che paradossalmente il loro rapporto con tanti studenti è migliorato grazie a questa distanza. È migliorato perché hanno dedicato più tempo, il tempo è diventato forse tempo di qualità. Le ragazze e i ragazzi stessi hanno chiesto dei tempi extra in cui chiacchierare, confrontarsi, parlare anche di altro, no? Come se il tempo frenetico della scuola ordinaria non permettesse questi spazi. Può essere, cioè, a volte abbiamo bisogno forse di un distacco a volte per capire meglio questi ragazzi. Sì, allora, il distacco è ingiustamente sottovalutato, soprattutto in questa fase evolutiva che parla di distacco in tutte le sue forme, perché adolescenza significa questo, significa prendere il largo, no? Invece i nostri ragazzi oggi noi li riprendiamo al lazzo e ce li teniamo fin troppo vicini quando sarebbero in un'età per prendere e andare. Ci sto sull'istantanea che fai e ti do due elementi. Il primo è che didattica a distanza, io credo che i docenti che ci ascoltano possano essere d'accordo, non significa solo portare a termine il programma ministeriale, ma significa non perdere il filo dell'interlocuzione con i ragazzi e non smettere di chiedere loro come stai, come va, come te la stai cavando, come stanno i tuoi cari, come ti senti, come stai affrontando il momento presente. Cioè, prima ancora di pensare alle guerre puniche, io sto pensando a te. E questa è didattica, e questa è pedagogia. E questa è formazione. Il secondo elemento che paradossalmente secondo me ha funzionato è che la scuola, suo malgrado, in questa fase ha ricominciato a parlare di contemporaneità. Cioè i ragazzi alla scuola rimproveravano di essere vetusta, di non aver tenuto il passo dei tempi e del loro essere cambiati, si è dovuta necessariamente mettere nelle condizioni di ricominciare a parlare all'indicativo presente, di qualcosa che stava succedendo adesso e che li riguardava, ovvero parlare la loro lingua. Secondo me queste due cose resteranno, poi cosa ce ne faremo? Lo scopriremo insieme ai posteri. Volevo adesso toccare qualche punto, magari di qualche punto di fragilità, no? L'incubo di tanti genitori, di tanti educatori, è quello di appunto un figlio chiuso in camera davanti a uno schermo, senza interessi, senza amici, senza stimoli, no? Questa fotografia assomiglia molto a quella delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi in questo periodo, comunque chiusi nella loro camera davanti a uno schermo, vuoi che sia a scuola, vuoi che sia una serie TV, vuoi che sia una call con un amico. C'è il rischio che ci si possa adagiare a questa situazione anche una volta invece che le porte saranno gradualmente riaperte. Allora, capisco la preoccupazione e la risposta a questa domanda è difficile
difficile, l'abbozzo. Scopriremo poi se avrò avuto ragione oppure no. Io credo che il grosso dei ragazzi questo rischio non lo corrano, ovvero mentre adesso grazie a internet e grazie ai dispositivi e alle app hanno potuto continuare ad avere una relazione, per quanto a distanza, con i loro interessi e i loro amici. Penso che quando si potrà tornare ad una normalità che somigli molto di più a quella che abbiamo sempre conosciuto, progressivamente ci si riadatteranno. Per quanto sappiamo che sia una generazione di ragazzi che comunque prediligono la distanza, la vicinanza, però torneranno nelle strade, torneranno nei parchetti. Quelli di cui ci dovremo preoccupare, secondo me, saranno la minoranza e saranno i ragazzi che in qualche modo, per un loro tratto strutturale già portato all'ansia sociale, alla vergogna dell'incontro dell'altro e in qualche modo all'isolamento, possono aver trovato in questo obbligo a stare per mesi in casa una loro comfort zone che invece sarà difficile da lasciare, ma perché probabilmente dentro a questa dimensione avranno trovato, anziché un nuovo problema, la loro soluzione. E in questo caso noi dovremmo avere i ricettori molto ben allertati per poter intervenire precocemente e accompagnarli a tornare nella socialità e nella riosità della loro vita. Però non penso che sarà il grosso dei nostri ragazzi. Discorso simile per i social, che hanno un ruolo centrale per tantissime ragazze e ragazzi, e ruolo forse ora predominante, ruolo forse troppo invadente, e dovremmo mettere delle regole una volta, secondo te, usciti dall'emergenza? Allora, le regole andavano messe prima, se non l'abbiamo fatto e siamo stati dei genitori che hanno perso il treno, metterle dopo, considerando quanto i social avranno tenuto compagnia ai nostri figli, sarà tardi e forse sarà anche un po' inutile. Noi sappiamo che i ragazzi adesso spopolano su TikTok e su Instagram, le altre piattaforme le hanno lasciate ai nonni o ai genitori e in qualche modo io mi sento sempre di non essere troppo detrattiva perché in effetti rischiamo di perdere il polso per quello che può significare per loro. TikTok non significa solamente far alzare il monteore di utilizzo del proprio smartphone, ma significa prendersi la briga di mettersi lì, pensare a una coreografia, farsi il trucco, farsi i capelli, montare il video, trovare un sottofondo musicale, cioè dietro c'è anche delle idee, c'è anche della creatività, c'è anche un gusto, c'è anche una passione. Secondo me, se da mondo degli adulti dimentichiamo questo pezzo qui, ci facciamo anche un po' ridicoli ai loro occhi, perché non cogliamo il senso e la necessità che loro ci mettono dentro. Le regole sull'uso dei social, del virtuale, dei device sicuramente sono fondamentali nel momento in cui metti in mano un telefono a un ragazzino e lo accompagni soprattutto nei 3 anni della scuola secondaria di primo grado, cioè durante le medie, a cominciare a prendere dimestichezza con il mezzo. Però appunto va fatto come pensiero dei genitori che allungano il telefono in mano al figlio. Dunque, prima è un pezzo che spetta alla preproduzione familiare. Fatto dopo rischia di fare acqua da tutte le parti, perché un ragazzino mediamente in gamba, come sono quelli ormai della generazione corrente, ti dirà: guarda, mamma, sei arrivata tardi. Quindi nel frattempo io ho fatto da solo e le regole me le sono fatte con i miei amici. E Stefania, insomma, tanti genitori sono comunque preoccupati, e sono preoccupati perché, appunto, malgrado anche quello che abbiamo detto, pensano che la scuola non sia stata sufficientemente presente, sono preoccupati perché ragazze e ragazze hanno dovuto fermare per un periodo lungo le loro attività extra, lo sport, i corsi, sono preoccupati per le relazioni interrotte. Ecco, nella vita di un adolescente, 2 mesi di una parentesi come quella che hanno vissuto sono determinanti, possono incidere sul loro sviluppo o si può recuperare? No, si può assolutamente recuperare, si deve recuperare, non credo che sarà così semplice recuperare, ma bada bene, non voglio farla facile, perché quando tu parli giustamente di preoccupazione dei genitori, parli di qualcosa che esiste, che noi dobbiamo rispettare e che da mamma e da papà è normalissimo avere, guai se non ci fosse, perché genitore fa rima con preoccupazione. Però non ci dimentichiamo che finché i nostri figli sono in età evolutiva, quindi per
perlomeno fino ai 18 anni, se proprio volessimo darci un tetto anagrafico, per definizione, come dice la parola stessa, sono in continua trasformazione, hanno delle capacità adattative, creative, trasformative, che davvero riempiono le loro tasche. E quindi 2 mesi, se nella vita di un adolescente, sicuramente sono tanto, perché è il periodo in cui capitano un sacco di cose. Pensiamo all'estate. In un momento normale, quando non c'è il Covid-19, in 3 mesi estivi i docenti lasciano a giugno dei ragazzi che a settembre sono irriconoscibili. Quindi 2 mesi sono tanti, questo non si può sottovalutare. Però sono 2 mesi nell'economia di una vita. I ragazzi che oggi hanno 14, 16, 17, 18 anni hanno già 14, 16, 17, 18 anni, e 2 mesi è una percentuale davvero molto ridotta per immaginare che incideranno in negativo. Quindi, secondo me, piuttosto diventerà un racconto da fare un domani ai propri figli, ai propri nipoti, e speriamo che la maggior parte di loro possa fare un racconto a lieto fine, nel rispetto di chi invece non potrà avere lo stesso tipo di storytelling. Immaginare da tecnico della psicoterapia dell'adolescenza che questo vorrà dire necessariamente una macchia nel loro tentativo di diventare grandi, non lo sottoscrivo, lo troverei anche, oltre che molto poco rispondente a quello che sappiamo della teoria dell'adolescenza, anche pericoloso, cioè se per primi noi adulti non abbiamo un pensiero lungimirante sul fatto che domani andrà meglio, sarà molto difficile immaginare che i nostri figli allora abbiano dentro la costruzione di un'idea di futuro. Quindi offriamogli la nostra speranza, incrociamo le dita. Ragione. Niente, non ti vedo. Eccoti lì. E Stefania, ci sono adolescenti che in questo periodo hanno riscoperto una vecchia macchina fotografica con la pellicola e sono messi a fare fotografie. C'è chi ha pitturato, c'è chi ha scritto proprio per fare memoria di queste cose. C'è chi si è messo a cucinare, cosa che non aveva mai fatto, no? Hanno veramente riempito il tempo in più mettendosi in gioco, sperimentandosi. Molti di loro perlomeno lo hanno fatto. Come si può fare tesoro, secondo te, di tutto questo? Probabilmente chiedendo loro di non dimenticare questi 2 mesi. Sì, secondo me su questo non ci deluderanno. Parli degli stessi adolescenti che conosco anch'io, non faccio fatica ad allungarti la lista. Più di uno ha ritirato fuori la collezione dei vinili del papà o della mamma, qualcun altro aveva una lista di cose da fare che probabilmente le mamme avevano martellato perché venisse fatta e si sono messi a farla davvero, avevano una lista di letture e bada bene, non ti sto parlando dei bestseller di ultima uscita, ma mi hanno raccontato di essersi messi a rileggere Pirandello. E l'hanno fatto senza che nessuno glielo chiedesse, questo per restituire l'idea di come davvero lasciati fare i ragazzi combinino molto di più che non dietro prescrizione. Quindi come faranno a farne tesoro? Secondo me lo faranno se non glielo chiederemo in realtà, cioè se davvero gli consegneremo la libertà di potersene fare quello che riterranno di questa esperienza, perché secondo me ci hanno dimostrato di essere in grado di cavarsela meglio di quanto noi non pensassimo e meglio di quanto noi adulti non abbiamo fatto. Per cui forse chissà perché non si possa immaginare di fare un passo 20 centimetri più indietro. Oltre a questo, insomma, si sono trasformate, a volte in meglio, a volte forse sono venuti fuori anche punti di criticità, ma per fortuna i rapporti con i genitori, con i nonni, perché questi adolescenti veramente sono diventati dei baluardi nei confronti della terza età. Abbiamo anche questo avuto 1.000 esempi veramente di ragazze e ragazzi che si sono presi cura dei nonni a distanza, videotelefonando, coinvolgendoli in attività, inventandosi, mettendo la creatività a disposizione. Ti chiedo un'ultima cosa, Stefania, dai qualche consiglio però, perché è vero, questi adolescenti ci hanno dimostrato che se la possono cavare da sola, ma non vorrei che chi poi ha responsabilità, la politica, gli amministratori, gli educatori, i genitori, appunto, si scordino di loro, perché intanto se la cavano da sole, Mamma mia. si va verso una riapertura, secondo te quali sono i punti dove dobbiamo stare particolarmente attenti? Scusami, mi hai vista accorata perché quando tocchi questo tasto vibrano proprio le corde che ritengo importanti, ma perché mi faccio portavoce di quello che mi dicono loro. Hai ragione, commetteremmo un grossissimo errore se ritenessimo che, data questa premessa, allora possiamo sfilarci
perché loro ce la fanno da soli. Temo che purtroppo questo apra una riflessione amara. Fino adesso ti ho parlato con il sorriso, ma invece qui devo cambiare registro. In effetti questi ragazzi sono così in gamba non per delle ragioni che potremmo ritenere necessariamente positive, ma perché il mondo degli adulti, il mondo della politica, il mondo di chi avrebbe dovuto assumersi delle responsabilità con credibilità non sempre si è rivelato all'altezza. E io penso che loro abbiano capito che servisse qualcuno che sul piano politico, inteso come pubblico, votato al benessere collettivo, andasse sostituito perché non fosse in grado di assolvere i suoi compiti. Quindi, secondo me, il monito è di riappropriarci del nostro ruolo, di tornare ad avere le spalle dritte e larghe per fare noi quello che spetta a chi nel frattempo è cresciuto, è diventato grande e ha delle cose da offrire agli altri. Perché questa fotografia degli adolescenti ci piace, ci inorgoglisce, ci fa simpatia, ma non deve farci pensare che sia merito nostro. Non abbiamo cresciuto dei ragazzi in gamba, abbiamo cresciuto così così dei ragazzi che hanno dovuto diventare in gamba perché non sempre noi gli abbiamo dimostrato di esserlo. Per cui dobbiamo riappropriarci dei nostri posti, essere poi pronti a lasciarglieli perché non sono più nostri, ma dopo averglieli scaldati e tenuti buoni con maggior amore e maggior accuratezza. Io credo che noi gliel'abbiamo dimostrato fino adesso. Quindi ricordiamoci che i ragazzi devono fare i ragazzi e spero che non ci troveremo a breve in una situazione del genere, ma che la prossima volta non siano le persone anziane a non saper rispettare le regole, ma tornino ad essere i ragazzi a non riuscire a farlo. Ecco, che il mondo a testa in giù si ribalti di nuovo e torniamo con i piedi per terra e i ragazzi la testa tra le nuvole. Ringraziamo davvero tantissimo Stefania Andreoli, psicoterapeuta e presidente di Alice Onlus, per essere stata qua con noi oggi a Cisto Dentro Live, questa bella chiacchierata sugli adolescenti, perché appunto c'è davvero bisogno di riflettere e confrontarsi su questi temi. Ciao Stefania, grazie ancora. Io ringrazio tutte le persone che ci hanno seguito e vi ricordo Cisto Dentro tutti i giorni sul nostro sito per accompagnarvi appunto quotidianamente con consigli, dritte, tantissime testimonianze, tantissime lettere di bambine e bambini che ci stanno raccontando la loro quarantena e come stanno affrontando veramente con tanta resilienza creativa questa epidemia. Grazie ancora e un saluto a tutti. Ciao, ciao Stefania. Ciao!